Ciao a tutti, siamo all'Officina 19 con Salvo Tempio e Massimo Suma per parlarvi di Palco On. Palco On quest'anno è la seconda edizione e inizierà questa domenica, giorno 28 settembre 2014, dalle ore 19:30-20 in poi a seguire. Salvo, spiegaci cos'è Palco On, spiega anche a chi, perché di gruppi live si parla, un gruppo live magari che magari vorrebbe essere presente all'iniziativa e far parte di questo Palco On, spiega che cos'è. Allora, Palco On, dopo l'esperienza dell'anno scorso che ha suscitato un grandissimo interesse tra i gruppi non solo locali di Augusta, del territorio augustano, ma anche dalla provincia di Siracusa e Catania, sono venuti a trovarci ospiti, amici che si sono esibiti in questo palco. Infatti ha preso il nome Palco On, quindi Open Space Music, un palco scenico, un palco aperto alle band che vogliono esibirsi, mettersi in mostra, fare spettacolo, proporre la loro musica e capire qual è la loro tendenza, quindi un momento di sperimentazione per il gruppo, per vedere anche i loro progetti a che punto sono, che tipo di risposta c'è dalla gente. E ci siamo anche inventati questo format che, dopo il Palco On, diciamo, con l'esibizione dei vari gruppi sotto forma di rassegna musicale, ci sarà la jam session, quindi aperta anche ai musicisti singoli che non hanno gruppi, ma che comunque hanno voglia di mettersi in gioco, di suonare e passare insieme a noi una serata diversa in compagnia della musica live. E ci saranno dei gruppi più o meno conosciuti, gruppi nuovi che grazie a questo esperimento potranno fare il loro rodaggio. Massimo, raccontaci un pochettino, diciamo, di quali gruppi si tratta. Sì, per questa prima puntata di Palco On abbiamo deciso di chiamare tre gruppi augustani, no? Tutti Augusto, un gruppo tutto al femminile, le Eken, un gruppo che si sta affacciando alla musica d'autore, alla musica propria, che si chiama Ozone, e poi un gruppo che fa delle cover particolari come i London Calling, di cui io faccio parte, no? Questi tre gruppi augustani abbiamo deciso, come l'anno scorso, di iniziare con loro, tutto con gruppi di Augusta, e chiaramente con la grandissima e instancabile collaborazione dello staff dell'Officina 19 e con il buon feeling, diciamo, che l'Officina ci riserva sempre, andremo poi magari a continuare con la jam session, che finora è stata la parte bellissima, la ciliegina sulla torta, no? Perché sì, le band fanno il loro spettacolo, però fino adesso le jam sono state veramente molto belle, piene di musicisti che si quasi vestiscono per far parte di questa jam, ed è stata fino adesso una cosa molto 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 bella. Per niente si sta facendo la seconda edizione di questo Palco On, nato da questa genialata del maestro Tempio. Sì, un'idea tutta augustana. Palco On è un'attività che comunque va avanti anche grazie agli sponsor, Salvo? Sì, in riferimento a questa manifestazione ringraziamo gli sponsor che l'anno scorso ci hanno seguito in questo progetto, che hanno contribuito in piccola parte, diciamo, alla realizzazione di questa manifestazione. Quindi quest'anno ci saranno anche sponsor, attività commerciali, aziende che comunque daremo la giusta visibilità con l'evento, e che anche loro saranno, diciamo, sotto i riflettori di questa manifestazione che si chiama Palco On, e a seguire Jam Session con Massimo Suma. Apre la stagione Palco On domenica 28 settembre ore 21 al Officina 19, che si trova in Piazza Duomo. Sì, se magari venite prima delle 21 è anche meglio, perché chi vuole può prenotare tavoli, perché ci aspettiamo grande 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 affluenza di pubblico e soprattutto di divertimento, ok? E grazie di nuovo comunque a Officina 19, che locale principe per la live music, e ci permette di fare questo lavoro che magari sarebbe difficile farlo in altri posti. Quindi grazie ancora all'Officina 19. Ciao a tutti.